Ciao a tutti, sono PerfectSanax e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti su VixCoven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime. L'originale, diffidate dalle imitazioni. Invece accogliete con un abbraccio le persone che sono gentili con il mio canale, come per esempio Chiara ASMR. Voglio ringraziarla perché nel video di Halloween ha detto delle cose super carine sul mio canale. Quindi se amate l'ASMR, io vi consiglio il suo. Ci tenevo davvero tanto a ringraziarla anche pubblicamente sul mio canale e a suggerire il suo, perché è stata così gentile nei miei confronti ed è stata anche umanamente davvero letteralmente adorabile. Quindi grazie mille davvero. Il video di oggi preparatevi perché è qualcosa di particolare di cui non abbiamo mai parlato nel dettaglio. Mi avete chiesto di parlare di questo argomento per situazioni un pochino simili, soprattutto legate alle scuole. Questa volta però volevo parlarvi di un caso diverso dal solito che secondo me potrebbe aprire diversi discorsi interessanti su cui possiamo riflettere insieme. La storia di oggi è quella della Torre del Texas, uno dei primi grandi casi di questo tipo. Si parla di traumi, di esercito, ma anche del ruolo di genere tra moglie e marito in un'altra epoca, così come di problemi familiari. Tante cose che senza uno sbocco possono semplicemente portare ad estreme e terribili conseguenze. La storia di oggi è quella della Torre di Austin nel 1966, dove avvenne qualcosa di terribile per colpa di un cecchino. Qualcuno di voi conosce già questa storia? Se avete voglia di seguire questa storia potete rimanere con me fino alla fine del video. Ma prima di iniziare pubblicità, se vi piace il mio canale e volete supportarmi potete farlo con un like, un commento, qui sotto trovate l'abbonamento, potete seguirmi sul sito in cui faccio le dirette, qui sotto trovate il mio shop se vi piacciono le mie tazze, oppure ancora potete taggarmi su Instagram mentre guardate i miei video, mi fa sempre molto piacere. La maglietta che indosso oggi a tema IT è di Pumpling e potete ottenere il 20% di sconto con il codice SGICIO. È un codice affiliato, quindi utilizzandolo voi otterrete il 20% di sconto e allo stesso tempo sosterrete anche il mio canale, quindi grazie mille in anticipo. Ma addentriamoci immediatamente nella storia di oggi. Ci troviamo nel 1966 a Austin, e Austin all'epoca è una cittadina piccola, non c'è niente di particolare, famosa per l'università, e la maggior parte della gente va lì o per studiare o perché ci vive, oppure ancora per andare a seguire le partite universitarie. Come sapete sono molto seguite negli Stati Uniti le partite di football delle squadre universitarie, perché poi potrebbero arrivare direttamente nei campionati ufficiali, quindi c'è un grande giro di appassionati. Austin è una città tranquilla fino a un giorno che cambierà tutto, ovvero il giorno di cui racconteremo in questo video. Ci troviamo nel 1 agosto 1966, le persone stanno tranquillamente camminando in una mattinata come tante altre, fino a quando non inizia a piovere. Piovono proiettili. In meno di 30 minuti c'è una dozzina di corpi per terra e purtroppo non è ancora finito. Si sentono tantissimi rumori, i rumori degli spari, della polizia, dell'ambulanza, delle urla. Ognuno tenta di trovare un riparo, ma è difficile perché non riescono a capire da dove arrivano questi colpi. C'è una, più persone, cosa sta succedendo? È per caso un atto di guerra? In poco tempo le strade si riempiono di corpi e la polizia non sa da che parte iniziare. Siamo in un'altra epoca, un'epoca in cui le comunicazioni a livello tecnologico sono molto più complicate. La polizia ha la propria radio solamente dentro l'auto. Questo vuol dire che possono comunicare tra di loro solamente se rimangono chiusi dentro un'auto. Ma se vanno sul campo, se vanno a tentare di aiutare qualcuno o di capire da dove arrivano questi colpi, purtroppo sono tagliati fuori, non sanno assolutamente come comunicare con gli altri. Questa è letteralmente una pioggia di proiettili, che potrebbe essere opera di anche 10 cecchini. Ma perché? Come? E come si risponde a una situazione simile? Se in cima a una torre ci sono delle persone che fanno piovere queste cose, come può la polizia dal terreno rispondere a tutto ciò? La polizia aveva per ordinanza solamente delle pistole, non avevano neppure dei fucili effettivamente, e insomma sarebbe anche difficile sapere come colpire qualcosa che non riesci neppure a vedere. Queste sembrano delle scene di guerra. Quella guerra di cui tanto si è parlato non sembra dall'altra parte del mondo, ma sembra arrivata nel cuore degli Stati Uniti. E ben presto i media si buttano a pesce. Le immagini diventano un tappeto H24 in diretta, o quasi, direttamente da Austin. Le immagini scioccano e sembrano quasi essere tratte da un film, non sembrano la realtà. Nessuno ha mai visto qualcosa del genere sul territorio statunitense. Questo diventa uno dei primi crimini negli Stati Uniti in collegamento reale da parte della TV. Le persone non sanno cosa devi fare in una situazione del genere. Cosa ti puoi inventare? Tenti di nasconderti, ma allo stesso tempo che cosa fai? Ti nascondi o tenti di aiutare qualcuno? Alcuni reagiscono urlando, altri facendo cose sconsiderate, altri ancora semplicemente pietrificandosi. Bobby Eagle, per esempio, tenta di aiutare gli altri. Vede un ragazzo che è appoggiato su un parchimetro e tenta di salvargli la vita. Il ragazzo fortunatamente è vivo, tenta di trascinarlo dietro una macchina, ma appena lo trascina si rende conto di una cosa: questo ragazzo è stato ferito dietro la testa e nel giro di poco tempo perde la vita nelle sue braccia. Iniziano ad arrivare i primi soccorsi, nonostante la situazione così grave e così pericolosa, ma c'è un altro problema.
Gli ospedali della città hanno solamente un pronto soccorso che non ha mai visto così tante vittime colpite da armi da fuoco così tutte insieme. Non ha i mezzi, non ha il personale per poter curare adeguatamente tutti. Questo da subito si rivela un caso particolare, sia per quanto riguarda la copertura, ma così come reagiscono i media. In genere, come sapete, la polizia purtroppo negli ultimi anni non è più tanto così per via dei giornali scandalistici, di internet. Purtroppo non è più possibile farlo sempre, ma in genere quando accade qualcosa di terribile, i medici, qualcuno avvisa la polizia e la polizia poi va in maniera molto delicata a comunicare cosa è successo ai parenti, se hanno perso un parente, cioè c'è stata una vittima e cose del genere. Purtroppo questa situazione ultimamente non è più tanto possibile, noi l'abbiamo vista per TMZ, per Kobe Bryant, dove i giornali scandalistici a volte hanno dato la notizia per avere lo scoop prima ancora che venisse avvisata la famiglia. All'epoca però, insomma, era ancora una situazione differente. Purtroppo però questo è un caso di emergenza e qui le regole vengono sovvertite. Questa è una delle prime volte, delle poche volte fortunatamente, che i media devono comunicare i nomi delle vittime. Purtroppo non c'era abbastanza personale di polizia per poter comunicare singolarmente a tutti i parenti quanto avvenuto. C'era molta frenesia, soprattutto visto che potevano vedere tutto solamente dalla televisione e molti parenti erano spaventati, preoccupati per i propri cari che erano lì, per lavoro, per studio. Così si opta per un caso estremo, il capo dell'ospedale dà una lista delle vittime e viene comunicata alla stampa. I nomi vengono forniti al direttore del giornale, che con la voce rotta al telefono chiede per favore di ripetere ancora una volta quella lista. La voce è rotta dal pianto perché tra quei nomi c'è anche una vittima molto vicina al direttore del giornale. C'è suo nipote. Proprio quel ragazzo che ha tentato di salvare Bob Eagle. La polizia brancola letteralmente nel buio, non sa bene che cosa fare, non sa nemmeno come agire. È una situazione così particolare e così difficile. E in genere la polizia tenta di capire chi sia il colpevole per poi poterlo fermare. Ma questa è una situazione d'emergenza, quindi sono pronti a tutto pur di fermarlo. Tentano così di elaborare un piano per arrivare alla torre. Non sanno bene cosa troveranno sulla torre. Un cecchino? Tanti? Purtroppo devono arrivare lì, a una distanza ravvicinata, perché non hanno niente per poterlo fermare su una lunga distanza. Ma un poliziotto ha un'idea. Infatti si ricorda che c'è una serie di lunghi tunnel che permette di arrivare proprio in cima alla torre. Lui è Houston McCoy, che deciderà di guidare la sua squadra proprio lì, attraverso questi tunnel, per arrivare alla torre e fermare l'uomo. Nel mentre però ci sono anche altre squadre che, come vi ho detto, non possono comunicare tra loro. Due squadre infatti stanno intraprendendo due vie differenti per arrivare alla torre. Queste squadre però potrebbero scontrarsi, perché infatti proprio lì c'è Ramiro Martinez, un poliziotto che è fuori e a zig zag ha tentato di fare quello che stanno evitando tutti di fare, ovvero non scappare dalla torre, ma entrarci. Lui infatti camminando a zig zag riesce a entrare nello stabile e una volta lì incontra Alan Cran e l'agente Jerry Day. Loro prendono l'ascensore e devono arrivare al 27° piano. Il 28° c'è una terrazza panoramica, molto famosa e anche luogo di turismo. Per arrivarci però bisogna arrivare al 27° piano e poi fare un piano a piedi. Come vi ho detto, ci sono due squadre in questo momento che stanno agendo. Nessuna sa dell'altra perché non è possibile comunicare in questo periodo storico. Questa è una cosa molto rischiosa perché ovviamente i nervi sono a fin di pelle e magari potrebbero scontrarsi e agire esattamente come farebbero se davanti si trovassero il colpevole. Questo vuol dire che magari potrebbero farsi del male a vicenda. Dopo che la prima squadra è arrivata al 27° piano e sta facendo l'ultimo piano a piedi, Jerry Day sente che l'ascensore è stato preso di nuovo e si mette lì ad aspettare e vedere chi potrebbe entrare dall'ascensore. Magari un complice dell'uomo che si trova lì, nella terrazza. In realtà dentro l'ascensore c'è l'altra squadra e quando si aprono le porte, fortunatamente, nessuno si fa del male. Ovviamente le due squadre sono terrorizzate, ma il fatto di trovare qualcuno di amico e non il colpevole proprio lì davanti a loro è sicuramente molto confortante. Passano così 90 minuti. 90 minuti in cui c'è una pioggia di proiettili su Austin. Nel mentre Ray Martinez e Alan Crabb stanno salendo le scale dell'ultimo piano. Arrivano alla reception del campus e subito lì trovano purtroppo a terra un corpo. È quello di una donna. Il cranio è distrutto. Gli uomini da subito capiscono una cosa, sono vicini al colpevole e sento sono loro stessi esattamente un peso enorme, proprio le loro azioni potrebbero cambiare tutto. Se riescono a fermare il colpevole potrebbero evitare che ci siano nuove vittime, altrimenti potrebbero peggiorare anche addirittura la situazione. Ray Martinez e Alan Crabb dopo 90 minuti cambieranno la storia, perché riusciranno così a fermare il colpevole. Dopo 90 minuti c'è un improvviso silenzio, il colpevole ha perso la vita. Finalmente tutto è finito, purtroppo dopo tante vittime.
Una delle domande che sorge spontanea è chi sia quest'uomo? È per caso un atto di un paese nemico? Siamo in una situazione politica molto delicata. Magari è qualcuno di qualche altro paese, magari potrebbe essere qualcosa legato alla guerra, di matrice politica. Chi è questo ragazzo? L'uomo è molto giovane, ha una fascia bianca in testa, una divisa da operaio ed è armato fino ai denti. Con lui infatti si è portato tantissime cose. Fucili, tantissime, diverse pistole, un macete, un'ascia, tante munizioni, un kit per pulire la pistola, diversi coltelli, una borsa per cadaveri, una radio, un taccuino, una penna, un asciugamano verde chiaro, una brocca dell'acqua, benzina, corde per stendere i panni, una bussola giocattolo, un martello, un binocolo, un liquido per accendini, una scatola di fiammiferi, una sveglia, un borsone verde del corpo dei Marines, una prolunga, guanti grigi, occhiali, tappi per le orecchie, deodorante, carta igienica e tantissimo cibo, 12 lattine di latte condensato, pane, miele e tantissime lattine di Spam, ovvero la carne in scatola, più del burro d'arachidi, uvetta e panini dolci. Ovviamente l'uomo aveva preparato tutto per... dando per scontato che sarebbe rimasto lassù per giorni interi a far piovere proiettili. Lui non aveva nessuna intenzione di scendere vivo da quella torre. Trovano anche una tessera universitaria. Era uno studente di 25 anni della facoltà di ingegneria edile e il suo nome era Charles Joseph Whitman. Si diffonde la notizia che il colpevole è stato terminato e sulla città sembra quasi arrivare una ventata di sollievo, come se tutto fosse finalmente finito, ma in realtà non è finito. Bisogna fare i conti con quello che è successo, tentare di capire e anche purtroppo vedere quante vittime ci sono state. Siamo nel 1966 e questa è la prima volta che accade una situazione del genere. Dopo saremmo abituati a vederla nelle scuole, questa però era la prima volta che qualcuno decidesse di togliere la vita a sconosciuti in maniera totalmente casuale, in massa. In genere c'era sempre un motivo dietro, non qui. E questo è quello che spaventa forse maggiormente, perché chiunque potrebbe rimanerne vittima, oggi o in futuro. La domanda però in un certo senso nasce spontanea, ok, potrebbe non esserci un motivo, ma c'è qualcosa che magari possa aver spinto quest'uomo, questo ragazzo a fare tutto ciò? E magari proprio capire questo motivo potrebbe far sì di capire come fermare eventi simili in futuro, prima ancora che diventino realtà. La polizia in questo momento non ha idea di chi sia Whitman, e sembra una persona tranquilla, anzi un insospettabile, non ha nessun precedente penale. E non sembra avere alcun senso. La polizia inizia a parlare con gli amici e anche loro rimangono sconvolti. L'immagine dell'uomo della torre sembra così lontana alla loro immagine di Whitman. La polizia in quel momento non sa niente del ragazzo, neppure il suo indirizzo. Ma man mano scopre delle informazioni. Charles nasce in una cittadina di mare, Lake Worth, in Florida. Lui è figlio di un installatore di impianti idraulici molto richiesto, mentre invece la madre è una devota cristiana che lavora da casa e bada a 3 bambini. E mentre cresce, i suoi genitori si rendono conto subito di una cosa. Charles è un bambino prodigio. È estremamente portato per la musica, a 6 anni suona già senza problemi il pianoforte. È un bravissimo pianista e anzi spacca anche diversi record, entrando come più giovane membro della storia a far parte di una banda. Charles ha un quoziente intellettivo di 139 e crescendo si arruola nei Marines, in cui si fa subito notare per l'eccellenza. È un bravissimo tiratore, ha una mira impeccabile e anche un soldato decorato perché ha salvato un amico. Ma non finisce qui, Charles vince anche una borsa di studio per poter studiare ingegneria all'Università del Texas. E così diventa anche ufficiale. La polizia inizia a approfondire la figura di Charles e ben presto scopre una cosa. È sposato, ha una moglie e vivono lui e sua moglie in una casetta a sud di Austin. La polizia bussa alla porta per comunicare alla donna che, purtroppo, quanto ha fatto l'uomo. La polizia bussa, suona, ma non ottiene nessuna risposta. Charles è sposato con Kathleen Francis Lenner. I due si sono conosciuti nel febbraio 1962 e dopo 6 mesi, in agosto, si sposano, esattamente come era un po' la tradizione dell'epoca. Tutto sembra andare per il meglio, sembrano vivere la vita perfetta. Una moglie bellissima, la borsa di studio, così come tanti amici. Purtroppo però c'è qualcosa che manca a questo riquadro e non tutto sembra andare per il meglio. La polizia sfonda la porta e inizia a entrare nella camera da letto. Ben presto si rendono conto che il conto dei corpi non è finito lì nelle strade di Austin, ma è ancora da ultimare. Scoprono infatti che la moglie, Kathleen, non è più in vita. È stata fortemente pugnalata 5 volte sul petto. Sembra essere stata utilizzata un'arma quasi da caccia e sembra essere avvenuto tutto quando lei era ancora a letto, forse appena sveglia o dormiva. Poi è stata coperta con il lenzuolo. Tipico simbolo del pentimento. La polizia trova anche un'altra cosa, una lunga agghiacciante lettera scritta da Charles. Questa lettera mette abbastanza i brividi, dice cose come: non riesco a ricordarmi quando è iniziata, sono stato preso da pensieri insoliti e irrazionali. Dopo aver pensato a lungo, ho intenzione di uccidere Kathleen, l'amo moltissimo, ho intenzione di uccidere mia moglie, dopo che l'avrò ripresa dal lavoro, dalla compagnia telefonica.
Non so se è per egoismo o se non voglio che affronti l'imbarazzo che le mie azioni causeranno sicuramente. Sono pronta a morire. Non capisco a chi possa interessare e non capisco cosa mi spinga a scrivere questa nota. Ho avuto paura e impulsi violenti. Ho avuto dei tremendi mal di testa. Per questo stesso motivo ho deciso di togliere la vita anche a mia madre. Il padre e la madre di Charles si sono separati recentemente. I due hanno avuto un rapporto estremamente violento. L'uomo la picchiava. La madre recentemente è andata a vivere a Austin e anche lei purtroppo ha perso la vita. È stata picchiata e poi sistemata sul letto, come se stessero dormendo. Anche lì la polizia trova una lettera, la seconda, che dice: ho appena preso mia madre. Se c'è un paradiso, lei ci sta andando. Se non c'è un paradiso, è fuori dal suo dolore e dalla sua miseria. Amo mia madre con tutto il cuore. Ho un odio profondo per mio padre, è indescrivibile. Mia madre ha dato a quell'uomo i 25 migliori anni della sua vita. Mi spiace che questo sia l'unico modo per alleviare le sofferenze, ma è la cosa migliore da fare. Inizialmente per la polizia la vita di Charles sembrava tutta rose e fiori, ma man mano che va a scavare c'è qualcosa che turbava terribilmente l'uomo. Sotto quella patina di successo in realtà c'era tanto dolore, così come tanto fallimento. Sotto tutto ciò c'erano tanti segreti. Segreti che hanno fatto sgretolare quell'immagine e hanno fatto crollare nell'oscurità Charles. Il padre e la madre di Charles infatti avevano un rapporto estremamente burrascoso. Lui era un uomo crudele, intransigente, severo, sia con i figli così come con la madre. Immaginate che una volta Charles a 17 anni ritorna a casa leggermente ubriaco, ma il padre se ne accorge, lo prende, lo picchia selvaggiamente e poi lo butta in piscina. Charles sta quasi per annegare e si salva per pochissimo. Proprio per sfuggire dal padre, Charles deciderà di iscriversi ai Marines, una scelta obbligata, non proprio voluta. Grazie ai Marines riesce ad accedere alla scuola, che come sapete negli Stati Uniti è estremamente costosa. Purtroppo però tutta quella possibilità di una vita migliore sembra letteralmente crollare, quando nel 63 un professore rivela che in realtà l'andamento di Charles non era poi così ottimale. E infatti, proprio per via dei suoi risultati non all'altezza, Charles perderà la borsa di studio dei Marines. Questo vuol dire che non può più andare all'università e deve ritornare a fare servizio attivo nei Marines. E qui la vita di Charles inizia a sgretolarsi, un granello dopo granello. Whitman inizia a giocare pesantemente d'azzardo e proprio per via di questo argomento sfocia addirittura nel suo primo atto violento. Per via di un debito picchia uno dei suoi colleghi. Se la prima esperienza di Charles nei Marines era perfetta, era praticamente il Marines invidiabile, questa seconda esperienza nel corpo diventa per Charles letteralmente un incubo. Si mette in continuazione nei guai, viene in continuazione punito e viene messo a fare lavori estremamente umili. Inoltre viene anche declassato di livello. Nel suo diario Charles scrive: spero che il corpo dei Marines la smetta di tormentarmi e mi congedi una volta per tutte. Mi chiedo se riuscirò mai a concludere qualcosa in questo mondo. Ho grandi piani e sogni, ma sembra come se non riesco mai a iniziarli. Non ce la faccio più dei Marines. Charles sembra riuscire a confidarsi davvero solamente nel suo diario e quando viene congedato dai Marines nel 1965 torna all'università, ma questa volta la sua esperienza è molto più complicata. Non c'è la borsa di studio dei Marines, deve pagare tutto da solo. E inoltre è anche sposato. Lui torna all'università esattamente un anno prima dell'evento. Studiare è molto costoso e questa volta viene mantenuto dalla moglie. In quell'epoca questo era considerato un grandissimo tabù, una cosa che faceva sentire quasi meno uomini tra mille virgolette, perché quello era il compito dell'uomo, non della donna. Questo crea in Charles grande frustrazione e disagio. Qualcosa dentro Charles inizia a cambiare e proprio nel suo diario inizia a scrivere in continuazione che soffre di lancinanti mal di testa che non aveva mai avuto prima. Certe volte si sente calmo, certe volte dal nulla esplode. La polizia inizia a indagare e scopre tramite gli amici che a volte Charles aveva un comportamento perfetto, da vita idilliaca, altre volte sanno che insomma prende delle anfetamine. Perché era diventato ossessionato dai risultati, voleva a tutti i costi andare bene a scuola. Purtroppo però non ci riusciva e quindi non doveva dormire. E iniziava a prendere diversi farmaci per evitare di dormire e studiare tutta la notte. A volte però Charles a quanto pare aveva anche dei brutti comportamenti, come per esempio in diverse occasioni una o due aveva anche picchiato la moglie Kathleen. Lo aveva raccontato ad alcuni suoi amici, l'aveva raccontato anche con vergogna. Ovviamente pensate che questa era un'altra epoca in cui queste cose venivano percepite come delle marachelle tra mariti. Ma questo fatto di aver picchiato la moglie, più che gli amici, terrorizzava soprattutto Charles. Temeva una cosa, temeva di diventare come la persona che odiava di più al mondo, suo padre. Lui era letteralmente rimasto traumatizzato dall'aver visto il padre comportarsi così con i fratelli, con lui, con sua madre. Temeva di fare lo stesso. Questo lo terrorizza. 4 mesi prima di questo evento riceve una telefonata. È sua madre.
che gli chiede aiuto. Finalmente ha trovato la forza di separarsi dal padre e gli chiede un posto dove stare. Charles così la invita ad andare con lui, a Austin, e trova anche un posto, così da evitare che il padre le possa fare del male. Purtroppo questa situazione, anziché far legare i due, farà riemergere tante cose complicate legate all'infanzia di Charles e alle sue paure. Infatti il rapporto tra Charles e il padre diventa sempre più complicato, perché l'uomo chiama spesso Charles per, insomma, spingerlo e minacciarlo di farlo tornare insieme con la madre. Il punto è che è una situazione molto complicata, perché infatti Charles non può chiudere definitivamente con il padre, perché proprio l'uomo sta pagando i suoi studi. Quindi vuol dire che o chiude con un trauma o chiude con il suo futuro. Charles è sempre più vicino a un crollo nervoso e così la moglie gli suggerisce di andare a parlare con un professionista. Lui lo farà, andrà una volta da uno psicologo della scuola. Lo farà 4 settimane dopo la separazione dei suoi genitori. Lui allo psichiatra dice diverse cose, tra cui quella che non riesce a controllare il suo comportamento, a volte ha queste esplosioni di rabbia che non sa come gestire. Qualche giorno dopo gli eventi della torre, infatti l'università prenderà anche una decisione, quella di rendere pubblici i dati di quella seduta. Seduta che purtroppo rimarrà isolata tra Charles e il professionista. Addirittura la situazione era così ormai gettata ai media, tanto che faranno una conferenza stampa per parlare dei dati scritti dal professionista durante l'incontro con Charles. Lo psichiatra lo descrive come un uomo muscoloso, con estrema ostilità verso tutti. Charles racconta allo psichiatra l'evento della piscina da parte del padre, quello in cui è quasi annegato. Gli dice delle forti emicrania, che ultimamente ha strani pensieri. Uno tra questi è molto particolare. Ultimamente ha un pensiero, quello di salire in cima alla torre dell'università, sulla terrazza panoramica, e lì prendere un fucile e sparare alla cieca. Questa è la cosa più agghiacciante durante la conferenza stampa e la domanda sorge spontanea: perché lo psichiatra non ha denunciato tutto? Questo evento poteva essere predetto, Charles praticamente si era confessato lì dallo psicanalista, però purtroppo non è colpa di questo professionista. Purtroppo all'epoca le regole erano differenti, i professionisti non potevano denunciare alla polizia quanto detto all'interno di una seduta, doveva rimanere un segreto tra paziente e professionista. Oggi invece le regole sono cambiate e nel caso ci siano una minaccia diretta a persone o a istituzioni, il professionista può denunciare tutto agli organi competenti. All'epoca purtroppo il medico ha semplicemente seguito le regole, altrimenti ne avrebbe rimesso lui. Però all'interno di tutte queste storie molto spesso c'è una cosa, un evento scatenante. E qual è l'evento scatenante di Charles? Cosa ha letteralmente acceso la miccia? Secondo i familiari l'evento potrebbe essere quello del padre. A quanto pare, pochi giorni prima degli eventi della torre, il padre aveva fatto l'ennesima telefonata minacciosa a Charles, ma questa volta aveva fatto una minaccia più grossa rispetto al solito. Aveva infatti dato un ultimatum al figlio: o mi fai ritornare con tua madre o io non ti pago più l'università, non ti do più soldi per studiare. Questo è letteralmente un macigno. Charles sente tante pressioni, quelle di dover essere l'uomo adatto per quel tempo, di essere un marito di un certo tipo, essere anche uno studente con voti altissimi, eccellere, un buon figlio. Ma questo traguardo è letteralmente impossibile. Deve perdere qualcosa di terribile, il suo futuro, i suoi sogni, lo studiare, oppure ancora deve riconsegnare la madre a un uomo violento. Questo sarebbe difficile da gestire a livello psicologico per una qualsiasi persona. Figuriamoci per Charles in quella situazione. La sera prima di quanto è avvenuto alla torre sembra una serata come tante altre. Charles va a prendere Kathleen al lavoro, ovvero alla compagnia telefonica. E una volta tornato a casa, mentre nessuno se ne rende conto, inizia a scrivere quelle lunghe lettere. Lo possono trovare anche degli amici, gli chiedono cosa stesse scrivendo. Lui dice, boh, delle lettere, così, a uno scrittore. Niente di che. Proprio quella sera quegli amici dicono di trovarlo diverso, più tranquillo, più rilassato. Sembrava quasi migliorare. Anzi, quella sera Charles sembra addirittura più felice rispetto ai mesi precedenti. Quello che sembrava un miglioramento in realtà è semplicemente l'orlo del precipizio. Purtroppo la discesa di Charles non è stata notata da nessuno, neppure dalle persone vicine a lui. E purtroppo proprio quelle persone sono state le prime vittime, ovvero la moglie e la madre. Vittime di una rabbia cieca che poi indirizzerà verso tante persone sconosciute. Cosa accade però la mattina? Dopo aver tolto la vita alla moglie e alla madre, Charles fa un giro per la città per fare acquisti. Compra tanti proiettili e munizioni. Poi indossa una tuta da operaio, così da farsi strada e non essere notato all'interno dello stabile. Dice che deve fare dei lavori, porta con sé anche un grande baule, insomma, per portare tutte quelle cose che abbiamo trovato sulla torre. E va anche verso l'ascensore. Non riesce a chiuderlo, non riesce a salire. Proprio lì una donna lo aiuterà. Lo aiuterà a salire su quella terrazza. Pensate quanto assurdo
assurda la coincidenza. Quella donna che sta facendo un gesto gentile, in realtà involontariamente si è resa complice di tutta questa cosa. Molto spesso si parla di sì, se non fosse successo quello, se non fosse successo quell'altro. Charles lì dirà alla donna, non sa quanto mi è stata utile. Una frase agghiacciante se ci pensiamo oggi, dopo tutto quello che è successo. E lì Charles inizia la sua scia di sangue. La prima vittima purtroppo è Edna Towey, la donna che hanno trovato arrivando al 28° piano. Lei è una segretaria di 51 anni, teoricamente non doveva essere lì, aveva la pausa pranzo, ma aveva fatto cambio con un'amica. Lavorava all'Università del Texas dal 1958, prima come operatrice d'ascensori e poi come segretaria. I suoi colleghi la descrivono come gentile, con delle risate calde. Edna aveva due figli, Danny di 16 anni e Terry di 12. Charles le toglie la vita e poi utilizzerà la scrivania per barricarsi. In questo momento però i suoi piani vengono letteralmente stravolti da due studenti e le loro famiglie, che infatti sono le persone che hanno trovato Martinez e Crabb mentre stavano salendo l'ultimo piano. Loro erano lì per visitare la terrazza panoramica, erano andati lì all'università per vedere una partita. Una delle prime vittime è Mark Gabor, 16 anni. Era lì a far visita alla sua zia Margaret. Insieme c'era anche Mike, suo fratello di 18 anni, che verrà gravemente ferito, così come sua madre Mary e suo padre, entrambi gravemente feriti. Mentre invece sua zia Margaret non ce la farà. L'obiettivo di Charles era arrivare alla terrazza in un momento preciso, quello in cui tutti stanno fuori, che c'è un cambio dell'ora. Ma la sua strada si è incrociata con quella della famiglia e questo lo ha rallentato, tanto da perdere il momento di massa in cui c'erano tutti lì fuori nella piazza. Queste vittime, in un certo senso, hanno salvato tantissime altre vite. Purtroppo però, nonostante tutto, le vittime di Charles sono tantissime, come per esempio Paul Sontag. Lui era un neolaureato, al momento faceva il bambinino. Le sue ultime parole sono state alla segretaria, ovvero, per quanto ne so, ci vediamo la prossima estate. Lui è stato colpito mentre si alzava da una barricata per tentare di intravedere Charles. Era all'inizio e dice alla sua fidanzata Claudia e all'amica Carla, lo sto vedendo, è tutto reale. Subito dopo è stato colpito. In un turno avrebbe frequentato l'università. L'altra vittima è proprio Claudia, la sua fidanzata. È stata colpita sul petto e da lì a poco i due si sarebbero dovuti sposare. Il sogno di Claudia era quello di diventare una ballerina. L'altra vittima è Roy Schmitz. Lui era un ragazzo di 29 anni, dipendente dell'università di Austin. Lui è stato colpito mentre era al telefono. Stava chiamando l'agenzia elettrica dietro un veicolo di servizio e le sue ultime parole al telefono sono state «Sono stato colpito». Ha lasciato una moglie e una figlia. L'altra vittima è Thomas Aquinas Ashton, un laureato di 22 anni. Stava frequentando un corso di addestramento per i corpi di pace e il mese prossimo sarebbe partito per l'Iran. Era lì per incontrare l'unione degli studenti per il pranzo insieme. L'altro è Thomas Ekman, aveva 18 anni. Lui arrivava dalla Spagna, da Barcellona, e purtroppo perderà la vita in ospedale. Aveva appena finito l'esame di antropologia e stava camminando con Claire Wilson. Quando iniziano a piovere le parolottole, Ashton si getta sulla ragazza come per ripararla. Purtroppo però non è abbastanza, il proiettile oltrepassa lui e colpisce anche la ragazza. Thomas ha tentato di salvare Claire per un motivo. Claire è incinta. Lei sopravviverà, però purtroppo perderà il bambino. Un'altra vittima è Thomas Carr, che era appena uscito da aver dato un esame di spagnolo. Un'altra è Karen Griffith, aveva 17 anni e morirà in ospedale 8 giorni dopo. Le vittime purtroppo sono tante, come Robert Boyer, un professore di matematica di 33 anni. Aveva appena completato un mese di insegnamento in Messico e stava facendo visita a alcuni amici lì a Austin per poi ritornare all'università dove avrebbe insegnato matematica. Purtroppo però i suoi piani sono stati sconvolti per via dello sciopero della compagnia aerea nazionale, così è dovuto andare con il treno. Harry Walcock invece perderà la vita in ospedale durante un intervento chirurgico d'urgenza per via della ferita ricevuta. Era lì in università per il dottorato di ricerca e durante la pausa pranzo è andato a comprare una rivista. E proprio lì in edicola è stato colpito. Ha lasciato una moglie e sei figli. Il 6 agosto 1966 vengono donati oltre $850 a un fondo commemorativo in suo onore, tutti donati dagli studenti per ricordarlo. Purtroppo un'altra vittima è Billy Speed, un poliziotto di 22 anni. La pioggia di proiettili è durata 96 minuti. La storia però non è finita qui. Charles infatti aveva fatto una richiesta in particolare nelle sue lettere, una richiesta di cui non vi ho parlato fino adesso. Aveva chiesto alla polizia, certo ormai di non uscirne vivo da quella situazione, di in caso della sua morte fare una cosa, ovvero un'autopsia al suo cervello. Infatti avviene esattamente tutto ciò. I medici legali trovano in realtà qualcosa. Nel cervello di Charles c'era un tumore. Un tumore grande quanto una noce, che si trovava proprio nell'area del cervello dove teoricamente dovrebbero gestirsi le emozioni e la rabbia. Potrebbe questo aver generato questa reazione? Non lo sappiamo, io non sono una professionista, non ve lo so dire, non so neppure effettivamente questa informazione quanto sia attendibile,
correggetemi nel caso se siete dei medici. Charles ha tolto la vita a 11 persone e ne ha ferite 32. La città di Austin ha fatto una scelta che potrebbe essere fondamentale, forse. Ha deciso sempre di non fare il suo nome, evitare, chiamarlo semplicemente l'evento della torre di Austin, non dandogli così fama, evitando così di renderlo leggenda o un personaggio, evitando così emulatori o che questo potesse dare l'idea che fare un atto così terribile potesse far diventare famosi. Ci è riuscito? Non so, io sinceramente questa storia non l'ho sentita molto spesso, a differenza di altre, soprattutto per quanto riguarda le scuole, per esempio. Secondo me dipende da tante cose, credo sia inevitabile a volte non far sapere nulla. Dipende molto da come si parla di queste cose, più che parlarne o meno. Forse non è il nome o le informazioni o le foto sul colpevole che possono renderlo cool. Forse dipende anche da come la società tratta queste persone o come la società reagisce al dopo o altri eventi simili. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Questo però è stato un evento fondamentale per la società statunitense, perché per la prima volta è avvenuto qualcosa del genere. Per la prima volta gli Stati Uniti hanno dovuto metabolizzare che il nemico potrebbe essere interno, qualcuno di insospettabile, senza un motivo preciso. E hanno dovuto fare i conti anche con un altro motivo, ovvero come si fa con delle armi disponibili a tutti negli Stati Uniti, che per alcuni sono addirittura un diritto imprescindibile, e come si fa a evitare che queste arrivino in mano di persone con disturbi e con problemi mentali? Negli Stati Uniti questa sembra una risposta impossibile, che lede i diritti dell'individuo. Noi in Europa ovviamente abbiamo una visione molto diversa per via della società. Gli Stati Uniti non sembrano essere riusciti a trovare una risposta, il resto del mondo sì. Ma voi cosa ne pensate di questa storia? Mi ha colpito sotto diversi punti di vista, sia per quanto riguarda la scelta di Austin di non dire il nome, sia per quanto riguarda la pesantezza, onestamente, di trovarsi in una situazione simile a quella di Charles, tra consegnare tua madre a un genitore violento o continuare per il proprio futuro. Credo sia una scelta difficile da fare in qualsiasi situazione. Non so se a livello medico effettivamente il tumore nel cervello possa aver causato questa reazione, io non ne ho idea, quindi non mi esprimo. Se la vostra professione abbraccia questo campo, ditemi pure, correggetemi, io non ne so niente, però trovo tutto ciò abbastanza interessante, così come la costruzione sociale, come magari in quel periodo potesse essere pesante per un uomo essere mantenuto magari dalla moglie, quindi essere vissuto e quindi essere percepito dalla società come un fallimento. Sono dei meccanismi davvero molto pesanti. Voi che cosa ne pensate? Sapevate già di questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto l'emoji di una lettera. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!